Ascari Academy è partner di You Slow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto. Grazie a tutti voi per essere qui anche questa sera. Continuiamo il discorso sui diritti di intellectual property, IP, che abbiamo iniziato settimana scorsa. Come già dicevo settimana scorsa, è ovviamente una materia che necessiterebbe di molte, molte ore di approfondimento. L'obiettivo di questo seminario, unito a quello di settimana scorsa, è un'infarinatura generale, soprattutto una capacità magari di gestione, tra virgolette, immediata delle principali problematiche e riuscire a comprenderle in relazione innanzitutto a quali sono i vari titoli e a come abbiano le loro differenze e a come fondamentalmente utilizzarli per magari i propri clienti, le aziende, i propri clienti nel migliore dei modi. Come si diceva, come si accennava la settimana scorsa, ovviamente i titoli di privativa di IP sono diversi, i principali sono ovviamente marchio, brevetto, disegno e modelli, poi ve ne sono di minori, a cui accenneremo nuovamente stasera molto velocemente, modello utilità, segreto industriale, varietà vegetali. La differenza rispetto al corso della settimana scorsa è che ovviamente riprenderemo i concetti generali, ma c'è uno sviluppo più internazionale questa sera di ogni singolo diritto IP. E soprattutto l'aspetto forse principale, che magari interessa anche di più, soprattutto gli avvocati italiani collegati, le disposizioni processuali comuni dei vari diritti IP in Italia, che vedremo alla fine di tutto il percorso. Mi ricollego quindi ai principi espressi settimana scorsa, e quindi all'introduzione generale, iniziando dal marchio, che avevo già presentato e confermo essere, se non altro a livello statistico, il diritto IP sempre più utilizzato, sempre più diffuso e sempre più importante per le aziende come bene immateriale, anche proprio a bilancio. Molte aziende che magari non navigano in acque assolutamente tranquille, la possibilità di detenere i diritti di privativa su un marchio molte volte fanno la differenza e riescono a salvare o addirittura a far svoltare il business di determinate aziende. Questo perché il marchio, che nato da una funzione meramente distintiva, quindi la comunicazione al consumatore dell'origine, quindi quello che noi pensiamo tutti di un marchio, in realtà nel tempo assolve sempre più funzioni. Le abbiamo viste già la settimana scorsa, possono essere quella qualitativa, pubblicitaria, comunicativa, le avevo accennate, quindi un accrescimento del valore di tutti i beni dell'impresa grazie all'associazione di questi beni al sogno dell'impresa, quindi un marchio che io riconosco come valido, qualsiasi bene sia contraddistinto da quel marchio, improvvisamente agli occhi di me consumatore assume un gradiente maggiore di interesse e di qualità. Pubblicitaria, quindi una situazione analoga, quindi attrae tutti i consumatori verso i servizi e i prodotti di quell'impresa. Oppure, sempre di più anche questo, comunicativa, cioè un valore meramente evocativo, quindi non più l'identificazione del mero prodotto sul mercato, ma anche l'evocazione di tutto quello che questo prodotto può richiamare. Molti hanno portato ad esempio la pubblicità famosa del Mulino Bianco in Italia, dove quasi il biscotto non si vede, ma vi è tutta una serie di elementi, la natura e tutta una serie di elementi che siano evocativi per il consumatore, richiamino delle situazioni buone, belle e familiari e, come dire, confortevoli, e quindi fondamentalmente spostino poi il consumatore sul prodotto. Questo è lo stesso per le automobili, lo stesso per una serie di prodotti. Abbiamo visto già come marchi possono essere registrati tanti segni, tanti tipi di segni, parole, lettere, cifre, suoni, nomi di persone, disegni, combinazioni. L'importante è che distinguano i prodotti e i servizi di un'impresa e possono essere rappresentati in un modo chiaro e preciso. I requisiti essenziali, che l'altra volta abbiamo visto magari in maniera più dettagliata, molto brevemente, sono la novità, la capacità distintiva e la liceità. La novità, ovviamente, che non siano il primo dei requisiti, che non siano identici o simili a un segno già registrato o noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini. Quindi abbiamo delle classi di prodotti o servizi a cui fa riferimento.
se il mio marchio, come dire, attiene o considera nella sua registrazione dei prodotti e dei servizi nella cui stessa classe ci sono dei prodotti e servizi identici o affini, ecco che si crea un conflitto. Se invece riguarda delle altre classi di prodotti, questo conflitto non si ha. La novità significa anche che il marchio non deve coincidere con la ditta, denominazione sociale, domain name o insegna di un altro segno, ovviamente se sussiste possibilità di confusione o associazione tra i due segni. Se gode di rinomanza in Italia o anche in Unione Europea, e questo significa che è un marchio che supera le categorie e quindi è un marchio noto, non potrà essere utilizzato nemmeno in abbinamento a prodotti o servizi diversi da quelli originari. Il classico esempio è lo stilista famoso, per cui un pneumatico o un computer o una scarpa da tennis non possono essere comunque contraddistinte dal marchio Gucci, Valentino, Armani o quello che sia, perché comunque, data la notorietà del segno, agli occhi del consumatore indicherebbero una colleganza, un collegamento tra questo segno e il prodotto finale, e quindi una concorrenza parassitaria fondamentalmente. Quindi si ritiene che i marchi ultranoti, celebri, siano ultramerceologici, si dice, cioè superino la divisione delle categorie. E quindi in questo caso, se un marchio è ultranoto, l'identità o l'affinità non è sufficiente, potrebbe essere appunto un prodotto, un servizio completamente diverso, ma non va utilizzato, non può essere utilizzato. La capacità distintiva è il secondo requisito, non deve essere un segno di uso comune del linguaggio, quindi non può essere tavolo, tenda, finestra, perché ovviamente, come dire, manca della capacità appunto di distinguere quello specifico prodotto da quelli della sua categoria, e liceità ovviamente, quindi non essere contrario alla legge, al buon costume, o violare titoli altrui, quale il diritto d'autore, per esempio. Durata è di 10 anni dalla data di presentazione, giorno successivo in realtà, alla data di presentazione della domanda. Il vero vantaggio del marchio è che ha una durata praticamente illimitata, perché può essere rinnovato per periodi decennali per sempre. Quindi fondamentalmente potrebbe avere una durata eterna, superiore a qualsiasi altro titolo di privativa o allo stesso diritto d'autore. E il deposito nazionale che abbiamo già introdotto la settimana scorsa. L'importante è che ci sia un solo marchio per domanda, l'indicazione specifica, come dicevamo prima, i prodotti e servizi, la priorità o meno, cioè quel diritto particolare per cui posso anche in epoca successiva estendere la mia registrazione del marchio entro 6 mesi, nel caso del marchio, in altri stati, e in questi stati è come se decorresse la registrazione dalla data in cui l'ho fatta in Italia, quindi è come se avesse una fosse retroattiva, e questo per permettere un periodo di tempo per i marchi e disegni, appunto 6 mesi, il brevetto di più sono 12, di valutare se il mio prodotto abbia successo in quel determinato territorio e quindi sia interessante o meno tutelarmi, e nel contempo evitare che terzi approfittino e quindi depositino un marchio uguale al mio. Vi è una rappresentazione del marchio in Italia, in Europa per esempio non si usa più. Tasse e pagamenti, esame di regolarità mero della domanda da parte di UBM, non è un esame approfondito, ma solo di regolarità di questi requisiti che abbiamo appena visto, e viene pubblicata la domanda. Se entro 3 mesi non vi è nessuna opposizione, il marchio viene registrato. E vediamo appunto l'opposizione come si sviluppa. Nei 3 mesi che abbiamo detto, devono esserci appunto, possono esservi sia delle osservazioni, e queste le può presentare chiunque. Quindi non solo il titolare di un marchio potenzialmente concorrente, ma chiunque sia interessato può trasmettere delle osservazioni all'UBM spiegando il motivo per il quale secondo lui questo marchio non debba essere registrato. Molto più interessanti invece sono i legittimati all'opposizione, che sono il titolare di un marchio anteriore, ovviamente, o il suo licenziatario. Oppure i titolari dei diritti sul ritratto di persone, nome o segni notori, o quelli ai quali i diritti sono stati conferiti in relazione alla denominazione geografica, quindi il DOC, per esempio, la classica denominazione geografica. E tutti questi sono ovviamente onerati dal dover provare il titolo, e quindi a depositare contestualmente all'opposizione una documentazione, le prove che attestino il loro diritto appunto ad opporsi a quella specifica registrazione. Nei 2 mesi successivi l'UIBM comunica al richiedente che vi è un'opposizione,
E fondamentalmente apre un tavolo di trattativa tra le parti nei successivi 2 mesi, che in realtà poi sono prorogabili fino a un anno, nel quale mette in contatto le parti e cerca di comprendere, cercando anche a farvi da tramite, anche se in realtà non ha un ruolo molto attivo, però per vedere se una negoziazione tra le parti può portare alla risoluzione della problematica. In assenza di un accordo, il richiedente presenta le proprie deduzioni. E, per esempio, nello specifico caso di opposizione, uno di quelli classici, è fondata sul non uso quinquennale. Se uno non utilizza per 5 anni un segno distintivo, un marchio, vi può essere opposizione da parte dei terzi chiedendo che, nonostante sia stato registrato, questo marchio decada, non sia considerato più valido e quindi decada, appunto. Ecco che quindi nel caso di opposizione fondata sul non uso quinquennale, il richiedente, per esempio, può chiedere che l'opponente dimostri di averlo utilizzato in questi 5 anni, perché se non è così, il suo marchio è considerato decaduto e invece vale la nuova registrazione. E a esito comunque del contraddittorio, l'opposizione viene o respinta o accolta, oppure può essere anche accolta o respinta semplicemente per alcuni prodotti o servizi, che poi è il classico tipo di accordo che molte volte le parti trovano, cioè una coesistenza di marchi, quindi si va a eliminare alcuni prodotti e servizi e i due marchi vengono, il nuovo marchio viene registrato tranquillamente. Il procedimento d'opposizione viene sospeso in alcuni casi, ovviamente durante la conciliazione che stavamo dicendo. Se l'opposizione è basata su un marchio che non è ancora registrato e quindi sino alla data della sua registrazione, perché potrebbe essere che per esempio vi siano degli impedimenti assoluti alla registrazione e sia direttamente l'UIBM che non lo registri, quindi bisogna attendere questo periodo, o se è pendente un giudizio di nullità o decadenza del marchio su cui si fonda l'opposizione. Si estingue invece se il marchio è dichiarato nullo o decaduto, appunto, le parti raggiungono un accordo, l'opposizione è ritirata oppure la domanda di opposizione è ritirata, o l'opponente non sia più legittimato, per esempio è fallito, la società è stata liquidata e quindi non ha più interesse o non è più legittimato perché c'è un terzo ad agire per il marchio. Nel caso dovessimo giungere alla decisione finale, l'UIBM appunto rigetta la domanda oppure rigetta l'opposizione, scusate, rigetta l'opposizione, rigetta la domanda perché è in conflitto con marchi anteriori, oppure fa un rigetto parziale, quindi viene registrato, come dicevo, solo per alcuni prodotti o servizi e le spese seguono il criterio della soccombenza. C'è un'ulteriore possibilità, cioè le parti entro 60 giorni hanno facoltà di proporre un ricorso contro la decisione finale dell'UIBM, la commissione dei ricorsi è un contraddittorio tra virgolette ordinario di procedura civile, con memorie contenenti motivi di fatto e diritto, documentazione, prove, trattazione, un contraddittorio minimo in realtà davanti al collegio, la possibilità di far intervenire anche delle misure cautelari e poi la sentenza finale, questa ricorribile per Cassazione nei termini ordinari 60 giorni di cui al codice. Il marchio comunitario. Fondamentalmente le caratteristiche e le modalità di registrazione sono molto simili, se non in parte identiche, a quelle del marchio nazionale, quindi novità, capacità distintiva, liceità, i requisiti essenziali. Il vantaggio ovviamente è che con un solo deposito il marchio va a tutelare 27, prima erano 28, adesso per i noti motivi di Brexit sono diventati 27, un solo deposito presso l'EUIPO in questo caso. E tra l'altro rispetto al processo di registrazione nazionale, che quello sotto che vedete, quello comunitario, è praticamente identico, con l'unica differenza che non è obbligatorio descrivere il marchio, mentre in Italia è obbligatorio allegare, per esempio, una rappresentazione grafica o una descrizione, in Europa questo no. Per il resto è assolutamente identico, e anche in questo caso 3 mesi, se non vi è opposizione nei 3 mesi successivi al deposito, il marchio viene registrato. E come funziona in questo caso il procedimento di opposizione è un po' più articolato. Anche in questo caso le osservazioni possono essere presentate da chiunque abbia interesse, l'opposizione invece esclusivamente dal titolare del marchio ovviamente che si ritiene anteriore e che vada a confliggere con la domanda di registrazione. Può essere rivolta nei confronti di una domanda di marchio comunitario oppure di una domanda di registrazione internazionale che concerne anche il territorio dell'Unione Comunitaria. Quindi in questo caso esclusivamente su quella domanda internazionale, solo per quanto attiene il territorio dell'Unione Europea. Deve essere formulata in una delle 5 lingue ufficiali, inglese, francese, tedesco, spagnolo o italiano, e corredate di motivazioni, argomentazioni, prove, comunque qualsiasi contraddittorio di tipo di natura civilistica,
e chiaramente indicazioni dei prodotti o servizi opposti, perché potrebbe essere anche un'opposizione esclusivamente su alcuni prodotti, su alcuni servizi, anzi quasi sempre è così, non c'è mai un'opposizione totale al deposito di un marchio. L'UIUIPO, come l'UIBM, controlla meramente la regolarità formale della domanda. Se l'opposizione è accettata, quindi ritiene che la domanda di opposizione sia, dal punto di vista meramente formale, valida, inizia una fase di cooling off, cioè fondamentalmente come dire, congelano la situazione. Andiamo per almeno un paio di mesi, ma in realtà può essere anzi quasi sempre prorogata per lunghi periodi, può arrivare addirittura a 2 anni, nel corso del quale le parti si relazionano per la controversia. In questo caso c'è un proprio vero e proprio contraddittorio. In questo caso devo dire che l'UIPO ha un ruolo abbastanza importante perché svolge un ruolo di vera intermediazione, quindi fondamentalmente cerca di trovare una soluzione, anche perché per un mero motivo quantitativo, ovviamente la domanda di marchi sta aumentando sempre di più, le classi sono quelle, i marchi sì, possiamo inventarcene quante ne vogliamo, ma i prodotti e servizi alla fine sono quelli, quindi per un motivo anche solo veramente statistico è evidente che è in crescita esponenziale il numero di problemi e opposizioni. Quindi è evidente che l'UIPO cerca di trovare una soluzione, quindi quella risoluzione di cui si accennava prima, quindi un accordo tra le parti, ed ecco perché arriva fino a 2 anni a prevedere la possibilità che le parti trovino appunto un'intesa merceologica eliminando alcuni prodotti o alcuni servizi dalle rispettive domande. Se non si arriva a una soluzione di questo tipo, decisione dell'UIPO finale, anche in questo caso sarà o il rigetto dell'opposizione, e l'opponente in questo caso deve farsi carico della tassa pagata dalla controparte e la domanda viene registrata. Il rigetto della domanda di marchio, in quanto in conflitto con marchi anteriori, e allora in questo caso è il richiedente che dovrà farsi carico delle spese dell'opposizione, oppure un rigetto parziale, quindi una parte di prodotti e servizi sono eliminati dalla domanda, oppure delle classi, e la domanda viene registrata a spese compensate tra le parti. Anche in questo caso, entro 2 mesi si può fare un ricorso con una memoria classica di motivi di fatto e diritto, estendibile per ulteriori 2 mesi. Vi sono procedimenti con una sola parte, nel senso che potrebbe essere che l'UIPO rifiuta la registrazione di un marchio meramente per motivi formali, quindi non c'è una controparte che si è opposta per un marchio anteriore, quindi è un procedimento con una sola parte. In questo caso l'ufficio che emette la decisione può accogliere il ricorso, rigettarlo e nel caso lo rigetti lo trasmette alla commissione di ricorso. Nel caso invece del procedimento di 2 parti, direttamente la commissione nomina che è evidentemente la situazione più frequente, assegna un termine per osservazioni al resistente, viene nominato un relatore, viene autorizzato il deposito di atti e documenti, chiesti chiarimenti. E fondamentalmente il relatore ha un ruolo importante perché trasmette alla Commissione una sorta di progetto di decisione che viene notificato alle parti se viene adottata. È adottata, è una sentenza, ma in realtà viene chiamata progetto di decisione, è una decisione a tutti gli effetti, contro la quale entro 2 mesi si può ricorrere al Tribunale dell'Unione Europea e con facoltà quindi di contro ricorso, ricorso incidentale e ulteriore facoltà di appello e l'ultimo grado alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il marchio internazionale invece è un marchio, come abbiamo già accennato settimana scorsa, che viene depositato tramite la WIPO con un'unica domanda diretta a più stati. Allora, non ha i vantaggi del marchio comunitario, per cui con una domanda io immediatamente ottengo la protezione del mio marchio in tutti i territori del mondo o in tutti i territori per i quali ho richiesto la domanda, assolutamente no, ma è una domanda che tramite la WIPO viene formulata per il deposito di quel marchio in determinati paesi, evitando che debba presentare la mia domanda a tutti gli specifici paesi. Quindi con una sola domanda, tramite la WIPO, quindi un solo ufficio, una sola lingua della domanda, il pagamento delle tasse in un'unica soluzione, ecco che affido alla WIPO il compito di presentare la mia domanda presso tutti gli stati nazionali nei quali io voglio estendere il mio marchio. E dico estendere perché non esiste un marchio internazionale originario, ma il marchio internazionale è sempre l'estensione di un marchio nazionale che è già preesistente, oppure comunitario, quindi un marchio nel nostro caso nazionale o comunitario preesistente, e che quindi viene, per il quale si richiede l'estensione in determinati stati. Le tasse e i pagamenti dipendono ovviamente dal numero di stati, da quali sono, ce ne sono alcuni molto cari, alcuni no.
Poi inizia una fase transitoria di circa un anno e mezzo, nel quale i singoli stati nazionali presentano delle eccezioni o le opposizioni, e dopodiché consegue la registrazione del marchio in quei paesi nel quale questi impedimenti non vi siano stati. Mentre nei paesi in cui ci sono stati c'è comunque la possibilità di estenderlo e di, come dire, fare, operare delle, attività oppositive e di ricorso presso quegli stati nei quali il mio marchio non è stato accettato. Quindi è una situazione, diciamo, che poi corre in misura parallela nei singoli stati. Non è detto che finisca nello stesso modo, anzi, ci sono stati che notoriamente d'impulso, gli Stati Uniti sono un classico, rifiutano l'estensione dei marchi internazionali in 9 casi su 10, proprio di default. Proprio per un fatto di protezione, tendono a proteggere il mercato interno e quindi in automatico tendono a rifiutare il marchio internazionale. Quindi è un classico che se nell'estensione del marchio internazionale si includono gli Stati Uniti, è abbastanza un classico che si dovrà poi fare ricorso e molte volte si vince tranquillamente, perché poi in realtà il ground, quindi il terreno sul quale sono basate le opposizioni dell'ufficio americano dei marchi e brevetti, molte volte sono meramente strumentali, ma non sono veramente concrete. Comunque, il concetto è che il marchio internazionale, appunto, potrà essere approvato in alcuni stati, in altri no, e dovrò, se avrò intenzione, agire in ogni singolo stato per ottenere il ricorso e oppormi e quindi cercare di ottenere la brevettazione, o, scusate, la registrazione in quello specifico stato. Brevettazione perché siamo passati al brevetto, quindi era un lapsus che anticipava il quarto paragrafo. Il brevetto abbiamo visto in maniera abbastanza estensiva settimana scorsa, molto brevemente, anche lui ha dei requisiti evidentemente essenziali, in questo caso sono quattro, e rispetto alla novità, che ovviamente c'è anche nel brevetto, cioè non essere compreso nello stato della tecnica, si affiancano il requisito di avere un'attività inventiva. Quindi un trovato, un prodotto che non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ovviamente per una persona esperta, che siano lecite, quindi non siano la legge, eccetera, ma soprattutto che siano atte ad avere un'applicazione industriale. Questo in qualsiasi genere di industria, addirittura si comprende anche l'agricoltura o molto di più negli ultimi anni, le biotecnologie, la farmaceutica, quindi anche altri settori dove probabilmente il termine industria non si... Non è il termine più adatto, perché probabilmente uno pensa a una situazione più manuale, a un prodotto fisico. In realtà, applicazione industriale, appunto, vale anche per i brevetti biotecnologici, tutta una serie di brevetti che negli anni si sono sviluppati. È importante alla domanda, devono essere legate descrizioni, disegni e soprattutto rivendicazioni, sono quelle che vanno specificamente a precisare l'oggetto del brevetto, tanto che infatti sono di solito, come dire, redatte da tecnici, da fisici, ingegneri o comunque da chi ha la capacità di spiegare a persone esperte del ramo, in misura assolutamente precisa, le potenzialità dell'applicazione industriale e le caratteristiche dell'attività inventiva di quel brevetto. Sono conferiti con la concessione da parte dell'UIBM, questo avviene, ovviamente, se non sono problematiche che adesso vediamo, dopo un anno e mezzo circa, 18 mesi dal deposito, anche se il richiedente può chiedere che sia anticipata la domanda viene resa pubblica dopo un anno e mezzo, anche se ancora il brevetto non è stato concesso o se è stato concesso. Ma può essere anticipata a soli 90 giorni dal richiedente, situazione che a volte avviene perché le aziende vogliono, tra virgolette, rendere noto ai concorrenti che hanno già depositato quella domanda per evitare, come dire, cercare di creare un fortino difensivo intorno alla propria attività inventiva, quindi a volte si usa anche in questo senso. Non possono essere considerate invenzioni tutta una serie di situazioni, cioè le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, oppure tutti i principi per l'attività intellettuale, per l'attività in commerciale o gioco, i programmi per il laboratorio, presentazione di informazioni. Non hanno i requisiti che abbiamo visto prima, non possono essere considerati quindi invenzioni, mentre avrebbero i requisiti ma non possono costituire oggetto di brevetto. I metodi per il trattamento chirurgico terapeutico, umano e animale, entrambi, i metodi di diagnosi, le razze animali, i procedimenti biologici per il loro ottenimento e poi vabbè, anche varietà vegetali, queste poi le vediamo. Ma l'importante è che non siano ovviamente tutto quello che sono trattamento chirurgico e terapeutico, è evidente che
come dire, questi metodi devono essere disponibili per tutti in misura immediata per ovvi motivi, visto che la privativa dura 20 anni dalla data del deposito, pur non potendo essere né rinnovata né prorogata, comunque determina un monopolio a favore dell'inventore di durata che, per quanto riguarda l'ambito chirurgico o terapeutico, sarebbe evidentemente eccessiva. Quindi è vietato in questo caso. Pur se un'attività inventiva, scusate, se un prodotto è nuovo, un'attività inventiva, un'applicazione industriale ed è lecito, se riguarda trattamenti chirurgici o medici, non può, o metodo, o diagnostici, non può essere brevettato. Il processo di registrazione nazionale prevede una sola domanda per ciascuna invenzione, la descrizione che dicevamo, tasse e pagamenti sono validi solo per i primi 4 anni, tra l'altro, dal quinto anno in poi crescono ogni anno sempre di più. Questo perché si ritiene che poi col passare degli anni l'inventore abbia sempre meno interesse a tutelare il brevetto. Difficile che un brevetto abbia una resa commerciale elevata negli ultimi anni. Di solito nei primi anni di vita, poi la concorrenza fa sì che si sviluppino dei prodotti paralleli. E quindi ecco il motivo per cui dal quinto anno in poi crescono le tasse e molte volte diminuisce l'interesse alla tutela del brevetto. Dal punto di vista della procedura, cioè l'UIBM fa solo un esame formale. Dopodiché trasmette tutto all'EPO, che vedremo tra poco per il brevetto europeo, cioè European Patent Office a Monaco di Baviera, il quale entro 9 mesi al deposito della domanda fa una ricerca di anteriorità e trasmette all'UIBM un rapporto di ricerca col quale evidenzia eventuali criticità al deposito. Attenzione, non indica un divieto, perché poi una volta mandate le criticità uno può decidere di proseguire lo stesso col suo deposito, ma è evidente che se vengono segnalate queste criticità è statisticamente probabile che poi il brevetto abbia delle grosse problematiche, non sia approvato, o meglio, magari riesca comunque a superare alla fine l'esame, come dire, di validità. Ma che poi abbia delle forti criticità o possa essere facilmente opposto sul mercato da un titolare altrui, di un brevetto altrui. In assenza di elementi ostativi, mediamente tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni circa c'è la concessione del brevetto. Nel caso non sia concesso, si può fare ricorso entro 60 giorni, anche questo è sempre il solito identico. Procedimento è previsto dall'articolo 135 del codice di proprietà intellettuale ed è sempre identico per disegni, modelli, per marchi, anche nel caso dei brevetti. Quindi un contraddittorio classico civilista con l'allegazione di documenti, prove, fatti diritto, contraddittorio, possibilità di cautelari e possibilità di ricorso nel termine ordinario in Cassazione. Non è previsto in Italia, però, questo nel caso di mancato accoglimento della domanda, in Italia. Non è previsto alcun procedimento di opposizione alla brevettazione da parte di terzi, quindi questa è una particolarità. Quindi bisognerà agire, lo vedremo poi in fondo al seminario, con azioni di nullità, di rivendica, di paternità, insomma, sono tutta una serie di azioni che andremo a vedere. Ma l'opposizione, classico procedimento d'opposizione, non è previsto, non c'è. Estendiamo il territorio e passiamo all'Europa, scusate. O meglio, a due tipi di brevetto. Brevetto europeo e brevetto unitario. Il brevetto europeo viene rilasciato dall'EPO, come dicevo, l'European Patent Organization. Attenzione però, premettiamo subito che non si deve intendere per brevetto europeo il brevetto concesso dall'Unione Europea. Intanto l'EPO non è un'istituzione comunitaria, ha molti più membri, ne ha 38, molti anche esterni alla comunità, qua ne hanno citati alcuni, Turchia, Albania, Islanda, Svizzera, ma ce ne sono altri. Tra poco il Regno Unito, ed è un'istituzione regolata da una convenzione di Monaco del 1973, con la quale è stata istituita. Il vantaggio dell'EPO quindi non è di avere un brevetto comunitario che non esiste, ma una procedura unificata di domanda, assomiglia un po' alla situazione del marchio internazionale, quindi la possibilità di presentare una sola domanda. E seguire una sola procedura, ma ciò non significa quindi un solo esame, una solo diciamo, concessione. Questo però non significa un titolo unico di privativa che valga per tutti gli stati, ma semplicemente un brevetto, come dire, l'attribuzione negli stati in cui viene concesso dei medesimi diritti che spetterebbero al brevetto nazionale. Quindi è assolutamente simile al marchio internazionale.
la parte della domanda è semplificata, una sola domanda, il pagamento di un solo tasse, l'esame unico da parte dell'EPU. Ma una volta che viene concesso, questo deve essere, la sua concessione è soggetta alle singole legislazioni nazionali. Quindi potrebbe essere che mi trovo su 38 membri, se lo chiedo a tutti, 36 membri, 36 stati che mi hanno approvato il brevetto, due no, quindi dovrò, se avrò voglia, oppormi in quei due singoli stati. Oppure al contrario, due che l'hanno approvato, 36 no, e sceglierò in quali stati eventualmente oppormi, e ogni singolo stato avrà la sua procedura d'opposizione. Per esempio noi, come dicevo, non l'abbiamo, e quindi in quel caso bisognerà magari agire per nullità o per una serie di domande che dopo vedremo. I requisiti sono gli stessi che abbiamo visto prima, quindi le condizioni sono identiche a quelle nazionali, sia come durata che come condizioni necessarie per il rilascio. E poi, come dicevo, sarà il giudice di ogni singolo Stato a esprimersi in merito alle problematiche giuridiche attinenti alla domanda di brevetto. Vi è un vincolo in più, però, rispetto al deposito nazionale, perché il giudice nazionale in questo caso è comunque vincolato alla normativa della Convenzione di Monaco per quanto attiene la valutazione dei criteri di brevettabilità oppure delle condizioni tassative di nullità. Quindi è un pelino diverso, ma non vi sono in realtà nella pratica grandissime differenze. L'opposizione al rilascio di un brevetto europeo è possibile, cosa che non era possibile, abbiamo visto, in sede nazionale, nel caso di difetto di un requisito essenziale. È un termine piuttosto lungo perché può essere depositato entro 9 mesi dalla concessione, a cui segue un contraddittorio davanti all'EPO, e poi la decisione finale, quindi può essere revocato, oppure rigettato l'opposizione, oppure mantenuto in forma limitata, quindi una serie di. Il trovato viene approvato, ma per una serie di applicazioni inferiori rispetto a quelle della domanda originale. Anche in questo caso è possibile ricorrere entro 2 mesi dalla notifica, ma la decisione d'appello però non è ulteriormente impugnabile. Il deposito europeo quindi segue quello che abbiamo appena detto, quindi rivendicazioni, tasse e pagamenti, priorità o meno. Domanda ovviamente sempre in questo caso all'EPO, se arriva dall'Italia e dall'UBM all'EPO, per il resto evidentemente sarà presentata nell'ente nazionale dei brevetti e marchi e trasmessa all'EPO oppure all'EPO direttamente a Monaco. E come dicevo, se viene concesso in determinati stati, agisce agli stessi effetti del brevetto nazionale. In quelli dove non è stato concesso, se possibile, potrà essere fatta opposizione in sede locale. Se non è concesso invece prima dall'EPO, si può fare un'opposizione generale ed è quella che abbiamo visto prima, entro i 9 mesi della concessione. Diverso è il brevetto unitario. Diverso il brevetto unitario che invece è un tentativo fondamentalmente di avvicinarsi a quello che è il marchio comunitario. Il brevetto unitario sarebbe fondamentalmente, se uso il condizionale, poi vi spiego perché, un brevetto automaticamente valido in tutti i paesi aderenti. In questo momento i paesi aderenti sono 26. Tra cui c'è il Regno Unito, per esempio, nonostante Brexit, e anzi ha confermato che vorrebbe continuare a esservi, ma non si può. Ma non vi sono la Spagna e la Polonia, per motivi linguistici in realtà, perché la Spagna voleva che lo spagnolo fosse una delle lingue ufficiali. Non è stato così, perché le lingue ufficiali e le sedi dei tribunali sono tre, cioè Francia, Gran Bretagna e Germania. In Parigi, Monaco e Londra sarebbero sempre condizionale, la sede dei tribunali del brevetto unitario. La procedura di rilascio sarebbe la medesima di quella europea, al termine della quale uno può chiedere se avere solo brevetto unitario per questi stati o addirittura estenderlo ad alcuni stati che non sono parte del brevetto unitario ma del brevetto europeo, quindi gli stati fondamentalmente esterni alla comunità europea. Dicevo che però vi sono delle grosse problematiche, fondamentalmente sono due: una è estremamente attuale, perché la decisione della Corte Costituzionale tedesca è di pochi giorni fa. Ha dichiarato nulla la legge di ratifica del Bundestag sull'approvazione, la ratifica del trattato sul brevetto unitario in Germania, perché per un motivo di procedura avrebbe dovuto essere votata 2/3 del Parlamento tedesco, invece questo non è avvenuto. C'è stato un ricorso e la Corte Costituzionale tedesca ha in effetti dichiarato la nullità di questo atto e quindi fondamentalmente un processo che deve ricominciare da capo a livello nazionale tedesco. E la Germania, insieme a Gran Bretagna e Francia, sono tre stati dove è prevista la ratifica obbligatoria, quindi tutti gli stati dove deve esserci per forza una legge nazionale che abbia approvato il brevetto unitario. Questo perché sono i tre stati col maggior numero
il più alto numero di brevetti, e infatti appunto anche sede di eventuali tribunali, Parigi, Monaco e Londra. Il secondo problema è evidente, Brexit, cioè l'Unione Europea, la Gran Bretagna ha già approvato e recepito il brevetto unitario, e il problema è che uscendo dalla Comunità Europea evidentemente dovrà non solo uscire da questo accordo, ma altresì, come dire, lasciare vacante uno delle sedi dei tribunali, che è quella di Londra. E lì infatti si è scatenata la guerra tra membri, tra cui l'Italia, che ha spinto per molto tempo ad avere il tribunale a Milano, ma naturalmente poi scoppia anche la guerra intestina, per cui anche Torino vorrebbe inserirsi in questa competizione. La Spagna, che ancora non è membro, però a questo punto vorrebbe introdurre la propria lingua e anche un proprio tribunale all'interno. Insomma, fondamentalmente trattasi di situazione decisamente nebulosa, che alla luce di questa situazione Brexit e della Corte Costituzionale tedesca probabilmente lascerà ancora in sospeso per molto tempo la possibilità di un brevetto unitario, che quindi al momento non esiste e probabilmente non esisterà per lungo tempo. Il brevetto internazionale invece è gestito dalla WIPO, quindi lo stesso del marchio internazionale, è regolato dal PCT, Patent Cooperation Treaty, praticamente moltissimi stati del mondo, 153 in questo momento, hanno aderito a questo trattato. Fondamentalmente anche qua lo schema è identico a quello del marchio internazionale o del brevetto europeo che vedevamo prima, quindi un'unica domanda che ha l'effetto di una domanda nazionale per gli stati designati, e come dire, il vantaggio è che con un'unica domanda tutti i diritti vengono concessi nei paesi dove viene accettato, e vale come fosse un brevetto nazionale. Quindi facilitazione, perché un esame formale, ricerca notarialità, pagamento delle tasse, domanda, è presentato tutto in una sola volta per tutti i paesi, dopodiché sarà WIPO a trasmetterla ai singoli paesi, e saranno questi singoli paesi, evidentemente in una fase molto lunga, perché parliamo di 30-31 mesi circa, a decidere se quel brevetto può essere tale nel loro rispettivo paese, e quindi il richiedente deciderà in quali paesi procedere o meno, in quali paesi opporsi o meno, in quali paesi registrare o meno il brevetto. Quindi diciamo una procedura piuttosto lunga, ma molto comoda, perché evita evidentemente il deposito in tanti singoli paesi, e è tra l'altro anche molto molto più economico. Disegno modelli. Abbiamo già visto l'altra volta come con disegno modelli ci si riferisca all'aspetto esteriore di un prodotto, la forma sia bidimensionale per i disegni o tridimensionale per i modelli. L'esempio che abbiamo portato, bidimensionale, mi sembra fosse il classico schema di Burberry, quindi il disegno del classico abito di Burberry, oppure il tridimensionale per i modelli, sono un classico anche queste, le figurine che sono sul cofano anteriore dell'automobile, della Bentley, della BMW e di tante altre automobili, che sono o dei marchi di forma in certi casi, oppure dei veri e propri modelli, e quindi in una forma tridimensionale. Sono comunque dei titoli di privativa IP che riguardano esclusivamente gli aspetti estetici del prodotto, mai gli aspetti funzionali, e che ovviamente sono poi tutelati con brevetti. Quindi riguardano solo l'aspetto di un prodotto, una sua parte, le linee, i colori, la struttura, i materiali usati, ma non gli aspetti funzionali. Requisiti essenziali sono novità, carattere individuale e liceità. Liceità ovviamente, quindi deve essere. Ovviamente non deve essere contrario all'ordine pubblico e alla legge. Novità non deve differire ovviamente da uno divulgato prima, per dettagli irrilevanti ovviamente. E il carattere individuale invece è un po' particolare, il terzo elemento, cioè fondamentalmente se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato, quindi un esperto di quel settore, se questa impressione differisce da quella di un altro modello o disegno divulgato prima. Però, ulteriore aspetto, tenendo presente del grado di libertà di cui è beneficiato l'autore, perché in alcuni settori, la cosiddetta creative arte, ci sono alcuni settori dove disegni e modelli sono forzatamente molto simili. È un classico, le calzature, il classico esempio che viene fatto, perché per quanta fantasia si possa avere, è evidente che il prodotto impone determinate parti della scarpa che non possono evidentemente essere che simili a tutte le altre. Quindi nel grado di libertà di un autore che disegna, come dire, crea o perlomeno ipotizza dei disegni relativi a delle calzature, è evidentemente molto basso, ed è molto facile che possa essere una similitudine con
un disegno precedente di un prodotto già sul mercato. Quindi in questo caso l'impressione generale di un utilizzatore informato dovrà essere assolutamente ponderata proprio rispetto al mercato di riferimento. Vi è la particolarità, tra l'altro, che pur essendo elementi distruttivi della novità, la predivulgazione, cioè la divulgazione prima della domanda, non è lesiva se il disegno modello poteva essere, per esempio, ragionevolmente conosciuto negli ambienti specializzati, oppure sia stato posto direttamente, sia stata fatta dall'autore nei 12 mesi precedenti, o se addirittura era o il risultato di un abuso o la violazione di un vincolo di riservatezza. Tutti i casi nei quali non si considera che la novità sia stata, tra virgolette, distrutta da questi eventi, e quindi si possa comunque procedere al deposito e alla registrazione del disegno del modello. La sua durata è 5 anni, molto ridotta perché può arrivare al massimo 25, quindi 4 rinnovi e dopodiché non vi è possibilità di estendere ulteriormente. Il processo di registrazione è praticamente identico a quello che abbiamo visto dei marchi. La differenza è che, al contrario dei marchi o del brevetto, che è un marchio o un brevetto per domanda, non vi è alcuna limitazione nel numero di disegni per domanda, purché appartengano alla stessa classe, quindi possono essere depositati più disegni. Per il resto, sia il deposito che l'esame di regolarità è assolutamente identico agli altri, così come è identico, come dicevo, il ricorso, perché è identico per tutti, ai sensi del 135 CPI, 60 giorni, contraddittorio in sede civilistica, ricorribile in Cassazione. Non è previsto, come non è previsto per il brevetto, alcun procedimento di opposizione in Italia, in Europa sì, alla registrazione della domanda di disegno modello da parte di terzi. Ed eccoci a quello europeo. Come per il marchio comunitario, ha il vantaggio che con un'unica domanda si possa tutelare il prodotto, il disegno modello per un territorio estremamente esteso, 450 milioni di consumatori, attraverso appunto una sola domanda presso l'OIPO. I requisiti sono identici a quelli nazionali, novità, carattere individuale e liceità. Il procedimento di registrazione è assolutamente identico. Ai sensi dell'articolo 52 del trattato, qualsiasi terzo può proporre una domanda di nullità avverso il disegno o il modello comunitario registrato. E in questo caso parte un contraddittorio tra le parti davanti all'ufficio che porta poi alla relativa decisione. Quindi, contrariamente a quello locale, dove invece l'eventuale opposizione alla registrazione di un disegno modello sarà solo un'azione tra le parti, per cui fondamentalmente, e sono quelle che poi tra poco vedremo, si agisce in tribunale sulla domanda di preesistenza, nullità di paternità, decadenza, eccetera, eccetera. In questo caso c'è un'intermediazione dell'ufficio che istituisce un contraddittorio, e nell'ipotesi poi la domanda di nullità sia accolta, può essere presentato un ricorso allo stesso ufficio entro 2 mesi, che a sua volta, se non accolto, viene deferito a una commissione superiore all'ufficio di ricorso, la quale delibera, e la cui delibera ancora una volta può essere opposta in sede. L'ulteriore diniego alla registrazione può essere opposto addirittura davanti alla Corte di Giustizia europea. Quindi abbiamo un procedimento di tutela e di possibile opposizione o ricorso assolutamente più efficace rispetto a quello nazionale, che non esiste e che quindi delega al mero processo civile l'azione, che poi tra poco vedremo, l'eventuale richiesta di privativa di un disegno. L'ulteriore particolarità dei modelli europei è la sussistenza di un modello cosiddetto non registrato. È un istituto che esiste solo nel diritto comunitario, non è a livello nazionale, e fondamentalmente è identico a un disegno modello, ha gli stessi identici requisiti per accedere alla registrazione, ma non ha alcuna formalità costitutiva, cioè non viene né registrato né pubblicato. Cioè l'acquisto del diritto avviene in modo diretto e automatico, con la divulgazione del disegno modello. E torniamo ai settori industriali di prima. Molte volte, appunto, proprio perché c'è una crowded art in alcuni settori, le scarpe, ma anche l'abbigliamento, fondamentalmente, e soprattutto vengono realizzati moltissimi prodotti, capita spesso che non tutti i stilisti o i creatori di calzature possano procedere tutte le volte a un deposito di quelli che sono i disegni, i modelli che creano. Avrebbe dei costi, evidentemente, anche infiniti. E forse anche un'efficacia relativa, perché magari molti prodotti poi non funzionano sul mercato. Quindi, per tutti i prodotti che hanno una vita stagionale o molto ridotta, una tutela di questo tipo, dove non deve essere registrato,
ma può essere tutelato lo stesso con una durata inferiore di 3 anni non rinnovabile, è stato considerato una sorta di escamotage. Per cui se io, produttore di calzature, non deposito quel de determinato modello, però lo uso nelle sfilate, lo faccio fotografare, finisce sui giornali di moda, viene venduto nei negozi, pur non essendo tutelato, io posso provare la preesistenza di questo disegno, di questo modello. E quindi per 3 anni dal momento in cui è stato reso noto, posso chiedere che sia considerato una sorta di modello non registrato, quindi ci sia una sorta di preuso. Quello che, scusate, mi allargo, ma insomma cerchiamo un paragone, quello del marchio di fatto, quindi marchio non registrato, quindi che si caratterizza per il preuso. Ecco, il modello non registrato nasce fondamentalmente sulla fattispecie di questo. E quindi laddove io dimostro una sorta di preuso, comunque il fatto che il modello potesse essere conosciuto, perché è commercializzato, diffuso, conosciuto nell'ambiente, ecco che posso avere questa tutela, pur non avendolo registrato, non avendo pagato alcuna tassa di registrazione, eccetera. Quindi è evidente che ha molte similitudini con la concorrenza sleale, che tra poco vedremo anch'essa. La differenza è un di fatto probatorio, perché rispetto al modello registrato, dove l'onere della prova è assolto con la mera registrazione, evidentemente. In questo caso devo essere io attore in grado di provare sia il data e luogo della prima divulgazione, il fatto che fosse conosciuto dagli ambienti interessati, o altro onere non certo irrilevante, che il contraffattore abbia copiato quel disegno, quel modello, che nei settori appunto cloud d'arte come scarpe, abbigliamento, è molto più difficile, evidentemente, perché chiaramente la difesa è molto semplice. Potrebbe essersi ispirato a un prodotto, a un disegno simile registrato o addirittura non registrato, comunque terzo rispetto a quello non registrato di cui si chiede la tutela. Però è una particolarità che sicuramente in molti settori ha aiutato, dal punto di vista meramente economico, a non registrare così tanti disegni e modelli, anche se oggettivamente è abbastanza in discussione, perché dal punto di vista della giurisprudenza ha creato non pochi problemi, soprattutto a livello di concorrenza sleale. E quindi, come dire, la giurisprudenza non ha accolto favorevolmente questa novità del modello non registrato, che è novità relativa perché esiste da più di 15 anni, che a livello comunitario appunto è stata istituita, tanto che comunque nessuno Stato comunitario nazionale ne ha previsto l'istituzione a livello appunto singolo e nazionale. Altri diritti IP, questi oggettivamente io sarei molto veloce perché il modello di utilità l'abbiamo già visto settimana scorsa, è fondamentalmente un brevetto minore, passatemi questo termine, perché è semplicemente una nuova forma di un prodotto industriale che dia a quel prodotto una nuova efficacia, una comodità di applicazione e impiego che non aveva quello originario. Quindi è considerato un po' un figlio, un dio minore di un brevetto, la sua utilità è dimezzata, la sua durata è dimezzata rispetto al brevetto, infatti dura solo 10 anni. Non esiste assolutamente a livello internazionale, anzi, in molti stati nemmeno esiste, soprattutto nel mondo anglosassone. Quindi, fondamentalmente, è una sorta di, come dire, di seconda scelta per chi molte volte presenta un brevetto nazionale, perché nella stessa domanda può anche contestualmente presentare una domanda di brevetto per modello di utilità. Quindi, nel caso non mi sia accolta quella di brevetto, provo, tra virgolette, a puntare sul modello di utilità e vedere che almeno per 10 anni e almeno relativamente a quella sola funzione o a quella comodità di applicazione, il mio brevetto sia tutelato. Ma è evidente che comunque abbiamo un uso e una tutela estremamente ridotta rispetto a quella del brevetto. Salto all'ultimo un attimo perché sempre brevetto si parla, cioè pensiamo alle varietà vegetali, facciamo l'esempio di alcune varianti del melo settimana scorsa. Fondamentalmente il costitutore crea determinate procedure biotecnologiche in base alle quali si arriva alla creazione di una nuova mela, pera, un nuovo frutto, verdura, che sia. Comunque, ovviamente, sono varietà di tipo vegetale, sono estremamente ridotte. Tra l'altro, molte volte richiedono dei tempi lunghissimi, si parla di 10, 20, 30 anni in certi casi, prima di arrivare ad avere un'omogeneità, una stabilità di quel prodotto e quindi poter ritenere che possa essere brevettato. È comunque un settore estremamente particolare, però rientra ed è previsto dal codice procedura di proprietà intellettuale e industriale come un brevetto e come oggetto di brevetto. I segreti commerciali, infine, sono previsti da un paio di articoli del codice procedura, codice di proprietà industriale. Fondamentalmente sono le informazioni aziendali, esperienze tecniche o commerciali,
soggetta al controllo del detentore, i cui requisiti sono che siano segrete, cioè non devono essere facilmente note o accessibili a esperti del settore. Devono aver valore in quanto segrete e ovviamente anche essere tutelate in quanto segrete, quindi avere una serie di misure adeguate per mantenerle segrete. E in questo caso possono accedere a una tutela prevista articolo 98-99 del codice industriale, che va a tutelare il know-how appunto delle aziende. L'ultimo, no, il penultimo, poi c'è la concorrenza sleale, molto velocemente, le disposizioni processuali comuni dei diritti IP in Italia. Ne ho fatto riferimento prima, perché sono varie le azioni che possono essere proposte a tutela dei marchi, brevetti, disegni, varietà vegetali, eccetera, eccetera. Alcune sono cognizione sommaria, alcune cognizione piena. Sicuramente l'onere è sempre per colui che promuove l'azione di comunicare all'IBM copia dell'atto introduttivo o addirittura della sentenza che dichiara nullità o decadenza del relativo titolo di proprietà industriale. La prima domanda prevista dal codice è la rivendica, cioè nel caso di sentenza passata in giudicato che accerti che spetta a un soggetto diverso dal depositante il diritto alla registrazione di un marchio o di un brevetto, se il titolo non è ancora stato rilasciato, entro 3 mesi colui che appunto è stato dichiarato il vero titolare di quel diritto può assumere a proprio nome la domanda oppure depositare una nuova domanda, oppure a sua volta ottenere il rigetto della domanda presentata. Se invece il titolo è già stato concesso, può ottenere il trasferimento a suo favore o far valere la nullità del brevetto o della registrazione attuale. Questa è l'azione di rivendica, diversa dall'azione di tutela di paternità, che nasce dal fatto che l'UIBM non è assolutamente tenuto a verificare l'identità tra il richiedente e il titolare del diritto. Quindi, se vi è una designazione che è errata o anche solo incompleta, tramite questa istanza si chiede una rettifica, si allega ovviamente il consenso della persona che precedentemente in maniera errata era stata indicata come il titolare dell'invenzione, oppure se non vi è questa, ma vi è una sentenza. Perché c'è stato un contraddittorio, ecco che allora la sentenza è passata in giudicato che definisce la controversia relativamente a questo diritto morale, poi il diritto morale dell'autore. L'azione di nullità è evidentemente importante, i motivi di nullità tendenzialmente sono a seconda, dipendono dal tipo di IP per cui si agisce, ma sicuramente sono sempre la mancanza di uno dei requisiti essenziali. È sempre dichiarata con sentenza, in alcuni casi può essere parziale, abbiamo visto per il marchio, quindi alcune classi marchiologiche, ha efficacia retroattiva, essendo nullità ovviamente, ma è evidente che la sua retroattività non può andare a inficiare alcuni atti che nel passato sono già conclusi. Quindi, per esempio, i pagamenti già effettuati a titolo di ecopremio nei confronti di un dipendente. In relazione a un brevetto, quindi un'invenzione indipendente, è stato pagato un ecopremio, è evidente che poi la nullità successiva non può essere considerata lesiva di questa situazione. Può essere eccepita anche dal convenuto nel giudizio di contraffazione, ovviamente. La decadenza, molto spesso associata alla nullità, anche questi sono diversi motivi a seconda del titolo di IP. Per esempio per il marchio un classico caso è la volgarizzazione o il non uso e quindi abbiamo visto prima non uso quinquennale, uno dei casi appunto di decadenza o il mancato pagamento delle tasse per quanto riguarda i brevetti. Sono casi classici. La legittimazione attiva, la domanda spetta a chiunque ne abbia interesse e quindi tendenzialmente si ritiene a tutti gli operatori economici concorrenti del titolare. Mentre è preclusa a quelli che non sono imprenditori o portatori di interessi generici, a quelli che lo erano, ma titolari di società che, per esempio, sono state sciolte. Quindi è molto, molto ridotta la legittimazione attiva in relazione all'azione di decadenza. Vi sono poi dei mezzi di prova speciali che sono stati inseriti nel nostro codice di proprietà industriale, che sono uno dei motivi per cui, tra l'altro, è stato considerato uno dei codici più avanti in assoluto a livello internazionale. Questa è per esempio la possibilità, se colui che agisce presenta un'istanza che è giustificata e proporzionata, quindi dà delle chiare motivazioni e giustificate all'autorità giudiziaria, questa può chiedere alla persona che è stata trovata in possesso di determinate merci o come
queste gli siano arrivate in suo possesso, quindi chiedere informazioni sull'origine, la rete di distribuzione. Se chiedere, per esempio, chi siano state le persone implicate nella fabbricazione e distribuzione di tali prodotti e servizi. E in Inghilterra c'è il pre-trial discovery, dal punto di vista penalistico, e questo è molto simile, perché appunto consente di allargare il tema e quindi coinvolgere anche dei terzi che abbiano avuto una parte nel processo di distribuzione, fabbricazione, vendita, commercio, comunque utilizzazione in generale di prodotti e servizi tutelati da una privativa DIP, evidentemente allo scopo di, come dire, interrompere da un lato questo tipo di attività illecita e dall'altra anche di trovare più persone nei confronti delle quali poi andare a chiedere il risarcimento del danno. Infatti poi vedremo la tipologia di risarcimento del danno. Il vantaggio ulteriore, molti lo associano al 210 CPC, quindi all'ordine di esibizione, in realtà è che mentre l'ordine di esibizione devi dimostrare l'indispensabilità dei documenti e delle informazioni ai fini della prova, se no il giudice non lo può concedere perché ovviamente sarebbe una via per, come dire, ribaltare l'onere della prova. In questo caso no, in questo caso non è così perché se l'istanza è giustificata, proporzionata, nel caso dell'IP si può fondamentalmente accedere a questo tipo di informazioni senza che questo significhi inversione dell'onere della prova. L'azione di contraffazione, ovviamente, è l'azione che viene più spesso utilizzata, ha natura di condanna, e ovviamente mira a una pronuncia che accerti l'avvenuta violazione e da parte del contraffattore, l'azione di cui è ovviamente titolare l'attore, ma anche molte volte un cessionario o un licenziatario. Legittimati passivamente sono non solo il fabbricante del prodotto contraffatto o degli strumenti utilizzati dal contraffattore, ma anche ogni soggetto che abbia agito nella fase di distribuzione, l'espositore in fiera, l'imprenditore acquirente, il licenziatario. Quindi, fondamentalmente, con l'azione di contraffazione posso andare a colpire chiunque faccia parte della catena produttiva o distributiva che sta violando quel diritto IP. E al contrario, ovviamente, sussiste l'azione di accertamento negativo e la contraffazione, quindi io attore chiedo e ottengo una pronuncia che escluda il carattere illecito della mia attività produttiva rispetto a un diritto IP, quindi ovviamente è l'azione contraria. L'azione di ritiro definitivo temporaneo al commercio, ovviamente anche questa può essere chiesta al giudice, ha un'efficacia reale, evidentemente, e consente proprio fisicamente l'eliminazione dei prodotti dal mercato, ha anche un aspetto restitutorio perché fondamentalmente, con la restituzione dei prodotti è già in parte anche un risarcimento del danno, perché viene perlomeno in parte eliminata la problematica sul mercato. E ovviamente è alternativa rispetto alla distruzione o all'assegnazione in proprietà. La distruzione, infatti, ha un carattere restitutorio, significa fondamentalmente eliminare lo stato di fatto contrario al diritto che è stato messo in atto con la contraffazione, quindi prescinde da dolo o colpa e si estende a tutti i terzi, a meno che non ne facciano un uso personale o domestico del bene contraffatto, quindi non potrò andare in casa delle persone a vietare l'uso di quel determinato prodotto, ma evidentemente agire sul fabbricante, licenziatario, l'espositore in fiera, tutti i soggetti che vedevamo prima. L'assegnazione in proprietà, è la classica restitutio in integrum, quindi è un parziale risarcimento e può avere oggetto sia i beni contraffatti, ma anche i mezzi specifici per l'attuazione, la fabbricazione di quei beni. La pubblicazione della sentenza, questa è la condanna generica civilistica, ovviamente. Il risarcimento del danno in questo settore è previsto dal codice con richiamo alle norme generali, quindi 1223, 26, 27, ovviamente si applicano senza nessun dubbio. La differenza è che la prova dell'AN, quindi per giurisprudenza prevalente, è in re ipsa, quindi la violazione di un diritto IP, la prova dell'AN è già praticamente automatica e bisognerà concentrarsi più evidentemente sull'aspetto del quantum. E proprio per quanto riguarda il quantum, il lucro cessante si ritiene in base al criterio del giusto prezzo del consenso, che sicuramente è un criterio che si è affermato in maniera esponenziale negli ultimi anni, che quindi il lucro non possa essere inferiore al canone che l'autore avrebbe guadagnato, chiedo scusa, che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare con una regolare licenza. Ed ecco il giusto prezzo del consenso.
O in alternativa, oppure in misura che eccede tale risarcimento, può essere chiesta anche la retroversione degli utili, quindi le royalty e gli incassi che ha avuto il contraffattore a seguito della vendita dei beni contraffatti. Classici poi strumenti processuali IP, descrizione del sequestro inibitorio, la descrizione un'istruzione preventiva. Io cerco di acquisire la prova della violazione del diritto degli oggetti contraffatti, o dei mezzi con i quali sono stati prodotti, quindi fotografie, quindi cerco di acquisire fatture, registrazioni contabili, questo lo faccio anche tramite le forze di polizia, classica la descrizione quindi in fiera della Guardia di Finanza che accede a determinati locali o determinate fiere o mercati per eseguire questo tipo di operazioni. È uno strumento cautelare e quindi ovviamente necessita di fumus mani iuris e periculum in mora e infatti è concesso secondo le medesime disposizioni. Udienza tra le parti in contraddittorio, addirittura inaudita altera parte, e poi indicazione eventualmente dei beni nel frattempo congelati e quindi del nome di un custode di questi beni. Sequestro, dicevo appunto, il secondo classico procedimento dell'IP, e con questo strumento il titolare chiede che vengano sequestrati i veri e propri beni, mezzi adibiti alla produzione. E, attenzione, solo i mezzi specifici, nel senso che può essere per esempio sequestrata una macchina per la produzione del bene che viola il mio diritto IP, se quella macchina può solo e esclusivamente produrre, realizzare quel bene, fabbricare quel bene, perché se così non fosse, ma può fabbricare anche altri beni, evidentemente avremo un danno che va oltre la vera lesione che si è verificata. Quindi, quando ci si intende al sequestro di mezzi adibiti alla produzione, si intendono però quei mezzi che possono esclusivamente realizzare quei beni contraffatti. Per il resto è assolutamente disciplinato dalle norme del CPC e dai procedimenti cautelari. L'inibitoria, ce ne sono di due tipi, cautelare e definitiva. Quella cautelare è chiesta ovviamente da una parte, quindi al titolare del diritto IP, e può essere chiesta tra l'altro in relazione a qualsiasi violazione, sia attuale che si è già verificata, ma anche solo potenziale, anche questo è un classico IP, sempre che ovviamente contraddistinti dai requisiti del cautelare. Quella definitiva invece è quella del giudice, che proviene dal giudice e l'ordine al contraffattore intermediario di cessare e di non riprendere l'attività illecita. Ovviamente è una misura complementare e preliminare rispetto al risarcimento e anche questa prescinde poi dal dolo, dalla colpa del contraffattore. L'ultima inibitoria specifica è quella del domain name, praticamente mutatis mutandis, le stesse identiche norme vengono applicate anche in relazione ai nomi di dominio e quindi il titolare può chiedere la revoca o il trasferimento a proprio nome della registrazione avvenuta per cyberswatting e quindi in malafede. L'ultimo aspetto è la concorrenza sleale, che non è tutelata o perlomeno non è prevista dal codice di proprietà intellettuale e industriale, ma è fondamentalmente lo sviluppo di quello che è l'articolo 2598 del codice civile. Però è evidente che sia collegata a un sistema di segni, perché l'esistenza di un sistema organico di tutela dei segni distintivi è l'unico essenziale presupposto per cui la concorrenza possa svolgersi. Senza questo, evidentemente, non si può avere nemmeno concorrenza leale e quindi avremo solo concorrenza sleale. Ecco quindi che il 2598, in maniera estremamente ampia e generica, va a individuare le situazioni di concorrenza sleale. I presupposti sono ovviamente un rapporto di concorrenza tra i soggetti, quindi tendenzialmente che mirino alla stessa clientela anche in via potenziale, quindi il panettiere di Treviso e il panettiere di Reggio Calabria difficilmente potranno avere un rapporto di concorrenzialità, ma se il panettiere di Treviso e quello di Reggio Calabria diventano titolari di un segno, per esempio, molto noto a livello nazionale, anche una distanza geografica di questo tipo potrebbe far sorgere un rapporto di concorrenza sleale. Quindi in realtà questo è anche potenziale. Sicuramente devono essere entrambi imprenditori e devono verificarsi le fattispecie confusorie indicate nei tre commi del 2598. Quindi confusorie, appropriazioni di pregi denigratori e in generale difformi dalla concorrenza, dalla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda. Subito la norma precisa la prevalenza delle norme speciali che abbiamo appena visto, quindi dei criteri, delle azioni speciali sui principi codicistici, perché l'articolo proprio inizia dicendo ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, costituisce concorrenza sleale, eccetera, eccetera. Ecco qua le tre fattispecie. La prima sono tre subfattispecie, cioè l'adozione di nomi e segni distintivi confondibili con quelli di altri,
l'imitazione servile a un prodotto altrui e qualsiasi altro atto idoneo a creare confusione. Quindi sono accomunate dal il fatto di essere elementi idonei, la riproduzione di elementi idonei a individuare prodotti altrui. Quindi fattispecie confusorie vengono definite e illeciti di pericolo, perché ne basta proprio la potenzialità che vi sia questa confusione. Il secondo comma tratta due ipotesi, in realtà che sarebbero tra di loro distinte, ma sono state unite. Una è la denigrazione, quindi sono notizie che un concorrente mette in giro sul mercato per screditare appunto l'altro concorrente, oppure l'appropriazione dei pregi, classico, pubblicità, è un classico di questo, cioè quindi appropriarsi di particolari caratteristiche di prodotti che sono stati premiati dal mercato e che io riproduco nei miei prodotti, oppure le associo semplicemente ai prodotti del concorrente. Il terzo caso invece è una causa generale, cioè tutti quelli che non sono i casi precedenti e non sono tipicizzati, che possono comunque alterare il mercato, quindi la vendita sotto costo, pubblicità ingannevole, la violazione di norme di diritto pubblico. Per esempio, si considera che sia concorrenza sleale tra due imprenditori anche non pagare le tasse, come è giusto che sia, perché oggettivamente un'azienda che paga regolarmente le tasse, il concorrente che non lo fa, ha un vantaggio economico maggiore, un patrimonio maggiore da spendere in attività, per esempio promozionale pubblicitaria. Quindi si è arrivato anche a sostenere che questa sia una norma che altera il mercato. Oppure rivolgersi contro un concorrente, questa è una situazione più classica, e così è lo storno ai dipendenti, l'associazione segrete aziendali, la concorrenza parassitaria dell'ex dipendente, il boicottaggio, il concorso nell'altrui inadempimento, tutte situazioni nelle quali appunto non sono atti tipicizzati, ma un concorrente agisce a danno del proprio competitor con questo tipo di azione. Tutte le azioni che si possono utilizzare contro la concorrenza sleale sono quelle che abbiamo appena visto, quindi sono tutte quelle tipiche già analizzate, e a queste, quindi inibitoria, sequestro, risarcimento del danno, distruzione, pubblicazione della sentenza, tutte quelle che abbiamo visto, a queste da un po' di anni si affiancano invece quelle speciali, che sono previste a tutela, ma non in questo caso tra imprenditori e imprenditori, quindi come concorrenza leale, ma a tutela del consumatore, quindi quelle previste dal codice del consumo, quindi fondamentalmente quelle che sono definite come pratiche commerciali scorrette. In questo caso il requisito non è che vi siano due imprenditori, ma deve esservi un professionista e un consumatore. E il professionista agisce in modo da alterare le decisioni consapevoli del consumatore, quindi a indirizzarlo in maniera illecita verso determinati prodotti o servizi presenti sul mercato. Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo. E-learning di qualità, da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto!